Sono Barbie Xanax e benvenuti ad una nuova puntata del Cine Caffè, quella rubrica in cui chiacchieriamo tranquillamente del cinema. Questa volta ho deciso di parlare di un argomento che mi sta molto a cuore e secondo me non se ne parla abbastanza. Dobbiamo parlarne. Però se ci sono degli argomenti a tema cinema che vi stanno particolarmente a cuore e vi volete togliere dei sassolini nella scarpa, suggeritemeli pure qui sotto e ne parliamo insieme. E oggi lo sapete di che cosa vi voglio parlare? Dei trailer che fanno spoiler. Prima di iniziare a sentire tutto il mio blaterare sull'argomento, se vi andasse di supportare il mio canale perché vi piace, lo trovate interessante o divertente, potete farlo iscrivendovi al mio canale, dando un like, condividendo il video, tutte queste cose che aiutano tanto il mio canale a crescere, quindi grazie mille se le farete. Iniziamo a parlare dei trailer. Io molto spesso non guardo i trailer, io sono un po' maniacale, sinceramente, su questo sono un po' un'esagerata, lo ammetto. Ho abbassato un po' la luminosità, altrimenti sembravo Barbara D'Urso. Certe volte però guardo i trailer dopo aver visto il film e sinceramente avete notato anche voi che molto spesso nel trailer ci sono alcune delle scene finali del film? È successo per The Post, tipo che c'è la scena finale che lì dice va bene, The Post è tratto da una storia vera quindi ci sta. Esistono quei trailer tipo Bright che addirittura si vede praticamente il finale del film nel trailer, l'ultima scena, ma cosa hanno in mente? Perché mettono la parte finale del film nel trailer? Io non riesco a capire questa cosa, oppure che dicono talmente tante cose nel trailer che quindi alla fine tu non sai più che cosa vedere. Cioè, parlando della sinossi del film, praticamente le hai detto tutto. E non sto dicendo quei film un po' prevedibili, tipo gli horror dove sai che quasi tutti muoiono, o le storie d'amore dove sai che quei due si mettono insieme, tanti saluti, ma intanto tutto il resto del film, io non so, ci avete fatto caso anche voi? Perché io a volte guardo il trailer e dico ma perché? Non c'erano altre immagini, non c'erano altre scene da poter mettere? Perché devi farmi spoiler nel trailer? Non ci sono già abbastanza spoiler in giro? Boh. Un'altra cosa, lo sapete che cos'è? Quando i trailer sembrano una cosa diversa rispetto al film, io quello non riesco a capirlo. Posso capirlo magari per cose commerciali, che quindi, non lo so, un film magari un po' pesante, tra mille virgolette, lo fai sembrare molto più sbarazzino, leggerino, simpatichello, punti magari sulla parte comica, sulla parte divertente, oppure sugli attori famosi. Avete presente quei film in cui gli attori famosi fanno tipo una mezza specie di cameo e li fanno vedere per tutto il trailer e sembrano quasi uno dei protagonisti del film? Tipo, era successo con il poster qui in Italia di 12 anni schiavo, in cui Brad Pitt faceva una parte miserrima tipo di mezzo secondo, e qui avevano fatto tipo la gigantografia sul poster di Brad Smith col protagonista piccolo così. È una cosa simile molto spesso accade nei trailer, che vedi quei personaggi, quegli attori che fanno dei mezzi specie di cameo, un'apparizione di 30 secondi, e tu vedi due ore di film, due minuti di trailer, c'è tutto il cameo di quell'attore che non lo so, voglio tipo far credere che abbia una parte fondamentale nel film, ma no, non va così. Ci sono dei trailer che sinceramente io non capisco, tipo quei trailer in cui magari il film sembra un altro genere di film. Era diventato famoso un trailer del film Carol, non so se lo sapete, per diciamo abbreviare, una mezza specie di Brokeback Mountain, detto un po' così, una storia d'amore gay, però qui stiamo parlando di storia d'amore lesbo. Non vi dico niente sul finale, non vi dico nulla perché per il motivo per cui è famoso, però ho fatto un video e ve lo lascerò qui sotto. Prima era un film drammatico, romantico, così. Invece c'era questo trailer in cui sembrava tipo un thriller, così, dove si vedeva questa pistola, sembrava, non lo so, The Black Dahlia del genere. Ci sono certi trailer che io davvero non capisco le motivazioni che ci sono dietro. Perché fanno questi trailer così, che non hanno nulla a che vedere con il film? Secondo me sono anche deleteri, perché uno spettatore che va lì per vedere un certo tipo di film, se non lo trova, insomma, è scontento. Magari se va lì a vedere quel certo tipo di film che effettivamente voleva vedere, è un altro conto. Se tu fai sembrare tipo un thriller, una roba del genere, poi lo spettatore si voleva vedere e poi si ritrova una storia d'amore, è normale che rimani deluso, amareggiato e non vuole più ritornare a vedere quel film. Io sinceramente così, non riesco a capire queste scelte. Ma anche voi avete notato queste cose? Io soprattutto sulla cosa degli spoiler non riesco a capire. Le scene finali non devono essere nel trailer, non devono essere nel trailer, oppure non si deve capire assolutamente niente, non si deve capire nulla di tutto ciò. Però no, non puoi mettere le scene finali nel trailer. Oppure vogliamo parlare di quei film horror o action che mettono nel trailer le uniche, proprio le uniche scene d'azione che hanno solo dentro il trailer. Tu vedi quelle scene d'azione, dici cavolo, è un film fighissimo, lo vai a vedere e man mano rivedi solamente quelle tre scene d'azione che c'erano in 30 secondi di trailer, o le stesse scene horror che c'erano
erano lì nel trailer e basta. Io sinceramente non riesco a capire, no, non potete fare così. Il trailer deve un po' presentare, un po' dare l'idea, deve lasciare anche un po' di suspense. Non è che veramente può fare ste zozzate, eh. Volevo sfogarmi con voi perché questa cosa dei trailer non la dice nessuno e volevo parlarne con voi. Detto così sembra un po' un tono complottato, non era questo il film. Sicuramente ci saranno dei motivi economici che io sono troppo bionda per capire dietro a tutte queste scelte e decisioni per questi trailer, però onestamente possiamo dire non funzionano con i cinefili, non funzionano. Io dico no, ecco, ai trailer truffaldini e ai trailer che spoilerano. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto. Se magari avete altre lamentele da fare sui trailer, fatemelo sapere con un commento qui sotto, sono molto curiosa di parlarmene, sono molto curiosa della vostra opinione. Se anche voi avete alcune cose che vi stanno un po' qui per quanto riguarda il cinema, ne volete parlare, discutiamone, chiacchieriamo, parliamo male del cinema qui sotto. Grazie mille per aver visto tutto questo video in cui sono un po' su di giri, ma ce l'ho con voi trailer, ce l'ho con voi. Che poi trailer, si chiamano trailer un po' come roulotte, come le roulotte. Sto pensando alla scena di 8 Mile, quella in cui Eminem canta che vive in una roulotte. Trailer, roulotte. Ora mi immaginerò tipo una roulotte che cammina con le immagini proiettate intorno. Ho troppa immaginazione, scusate. Grazie mille per aver visto tutto questo video nonostante tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille se vi siete iscritti, soprattutto se vi siete iscritti dopo questo video, perché questo è il primo video che avete visto della sottoscritta. Avete coraggio. Ciao.